Dopo aver parlato di Epicuro, andiamo a vedere anche come Epicuro scrive delle cose che vi ho detto io. Andiamo sull'atomismo. Però, oltre ai corpi ed al vuoto, non v'è nulla che si possa neppure pensare. Siamo sull'antologia sul Severino. S'aggiunga che dei corpi, gli uni sono complessi, gli altri elementi, di cui quelli risultano e questi sono indivisibili, atomi ed immutabili. Quindi cosa ci vuol dire? Che i corpi complessi sono cosa? Un'unione di atomi. I corpi semplici è l'atomo, che è immutabile. Ma siccome l'atomo vive di aggregazione e disgregazione, tutto poi muta. Se è vero che le cose universe non debbano ridursi in mano al nulla, ma debbano essi, atomi, permanere indistrutti nella dissoluzione complessa di natura compatta, perché infatti non possono essere divisi in nessun modo ed in nessuna parte del loro corpo. Perciò i primi elementi debbono di necessità essere sostanze corporee indivisibili. Allora, la parola atomo, l'abbiamo già detto, ha non tomo divisibile. È un qualcosa che non è divisibile. Ma ci dice anche un'altra cosa. Devono essere sostanze corporee. Bimbi, che base è? Di quale tipo di pensiero? No, riparte da Democrito, ma apre a cosa? Un pensiero che ancora non avete fatto, ma che ci si arriva anche ovviamente al materialismo di Marx. Marx non è un caso che quando si laurea farà una tesi sulla differenza degli atomi tra Democrito ed Epicuro. Cioè riconosce a Democrito ed Epicuro di essere la base di quello che poi sarà il materialismo dell'Ottocento, no? Che poi avrà una finalità prevalente politica, ma che comunque riparte da questo. Invece andiamo alla lettera a Meneceo, l'epistola a Meneceo, forse una delle più belle, no? Quella sulla felicità. Abituati a pensare che nulla è per noi la morte non è nulla, in quanto ogni bene è male, è nel senso, laddove la morte è privazione del senso, cioè quindi quando ho la morte io non ho sensazioni, perciò la retta conoscenza che la morte è nulla per noi rende gioibile la mortalità della vita. Cioè, quindi io posso gioire del fatto che poi tutto finirà, quindi devo impegnarmi più ora, tanto non avrò mai l'esperienza della mia morte. Nulla, infatti, nella vita è temibile. Per chi sinceramente è persuaso che nulla di temibile ha il non vivere più. Quindi la prima paura, la più importante che io mi devo togliere è proprio la paura della morte, perché non può incidere sulla mia esistenza. Invece, andando sul piacere, quando noi dunque diciamo che il fine è il piacere, non intendiamo i piaceri dei dissoluti e dei gaudenti, no? Di quelli che prendono la botta al moletto, delle orge, eccetera, come credono certuni ignoranti o dissidenti che mal ci comprendono, quelli che ci criticano, ma il non soffrire quanto al corpo e non essere turbati quanto all'anima. Quindi atarassia dell'anima, assenza di dolore corporeo, sono afonia e atarassia le basi fondanti per vivere bene. Perché non si imposi, Platone, no? O feste continue, né godersi giovanetti e donne, né pesci od altro che offra mensa sontuosa. Non è questo l'essere gaudenti. Rendono dolce la vita, ma sobrio giudizio che indaghi le cause d'ogni scelta o avversione e discacci gli errori onde gli animi sono colmi di inquietudine. Quindi l'errore deriva soltanto dall'anticipazione, dal voler troppo, dall'essere gaudenti. Di tutte queste cose è il principio del massimo bene la prudenza, essere prudenti, vivere nella prudenza, no? Origine di tutte le altre virtù, quello che si lascia andare troppo,
perché ci insegna che non c'è vita piacevole se non saggia e bella e giusta. E certo la virtù sono connaturate a vita felice e la felicità ne è inseparabile. State attenti, bimbi, sta sempre diventando di più la vera trasgressione essere prudenti. In un mondo che ti vuol far accelerare tutto, no? In un mondo che ti dice facciamo il liceo in 4 anni, l'università in 3, buttatevi subito nel mondo del lavoro, acceleriamo, competizione. Prudenza, moderazione, Epicuro ci invita a fare. È ovvio che un pensiero come quello di Epicuro è discutibile, non è che sono epicureo al 100%, però è un incontro che mi è piaciuto molto nella mia vita a livello filosofico incontrare Epicuro, però è ovvio che un pensiero come quello di Epicuro, ma si coniuga ad un mondo che vive guidato da un capitalismo selvaggio. È ovvio che un mondo di capitalismo, di consumismo selvaggio, di uomo che si fa lupo degli altri uomini, di dominio, dove la prestazione è più importante dell'incontro, è ovvio come che un filosofo come Epicuro a voi possa sembrare, io mi auguro di no, un filosofo desueto, altro che l'eretico, a voi vi può sembrare il nonnino che vi invita alla saggezza, però veramente riflettete, non prendete, no? Io non voglio mai che le lezioni di filosofia possano diventare il faro che guida la vita, però un faro sul quale riflettere, poi faccio quello che voglio, sì, e secondo me Epicuro vi insegna tanto, vi insegna che l'essere veramente alternativi, l'essere veramente in dissonanza con il mondo, la trasgressione adolescenziale può coniugarsi non con l'esagerazione, ma con la moderazione, che non significa essere acidi, piatti, grigi, ma significa andare a cercare quelle cose, no? Che quando mancano sappiamo quanto male fanno, no? Quando uno deve fare un'analisi, dicono devi stare un giorno digiuno. Domattina bisogna alzarci prima e uno è stanco, quindi che piacere è una bella dormita, no? Ieri ho telefonato a mio amico che lui fa il produttore teatrale, promoter nelle discoteche, sempre a giro, quindi tutti lo invidiano perché fa la vita così. Ieri ho telefonato perché avevo bisogno di una cosa, dico dove sei? Ah bene, era 9:45, a letto, no? Ah bene, letto con televisione, no? Cioè, è ovvio che uno dice sì, però quando vivi 10 volte, allora sì. Però noi dobbiamo anche avere la capacità di godere del fatto che non ho smanie. Perché se invece noi godiamo del fatto che abbiamo una smania, la smania ci corrode, no? E secondo me la smania ha anche un valore, ma questo è un mio pensiero e non è così importante. Beh, è molto più importante che voi abbiate incamerato il pensiero di Epicuro. Non c'è mai un filosofo, secondo me, che ha ragione, no? Però tutti i filosofi hanno un loro perché e voi lasciatevi guidare da questi perché, non in maniera rigida, ma in maniera flessibile, per aumentare la vostra capacità di rispondere alle sollecitazioni del mondo. Uno dice, io per ora come strumento di sollecitazione del mondo è che se uno mi fa uno sgarro, io faccio la rissa, è più forte di me. Beh, è un modo, ne esistono altri. Quindi più io ho risposte possibili che partono dalla mia interiorità in quanto essere umano, più ho possibilità di vivere bene.